Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video test. È un prodotto che non ho mai utilizzato, ho comprato ultimamente, ma non l'ho mai utilizzato. In questo periodo si vedono tante pubblicità e tanti youtuber che l'hanno provato. È l'Unbelievable Brow di L'Oreal. Io l'ho preso nella tonalità Ebony 109, ma c'è anche Dark Brunette, Brunette e Blonde dovrebbe essere. Io l'ho preso nella tonalità più scura che c'era. L'ho reperito da Tigotà in super offerta perché costa in teoria 17 euro e qualcosa. Io l'ho pagato 12,90, mi sembra che era in offerta. La scatolina è molto carina, le istruzioni sono tutte riportate dietro e all'interno troviamo il prodotto, c'è un sacco di prodotto e poi c'è l'applicatore che ha lo scovolino e il pennellino da sopracciglia. Volevo provarlo insieme a voi, quindi andiamo a provarlo. Munita di specchio. Allora, ho lo specchio un po' basso, però tentiamo di fare il nostro meglio. Andiamo ad aprirlo. Consigliano di applicare una leggera quantità di prodotto per riempire gli spazi vuoti delle sopracciglia direttamente con lo scovolino del prodotto. Poi usare la punta angolata per definire il contorno della forma sopracciglia e alla fine usare lo scovolino per sfumare. Quindi proveremo tutto ciò. Andiamo ad aprire. Lo scovolino è carino. Quindi andiamo a provarlo insieme. Già sto facendo pastrocchi, sembra giusto. Invece di qua definiamo con il pennellino. Adesso sfumiamo con lo scovolino.
La sinistra è venuta un po' meglio. Con l'applicatore all'inizio e applicare poco prodotto. Definire con il pennellino da sopracciglia e sfumare con lo spazzolino. Gel per sopracciglia a lunga tenuta, 2 giorni di tenuta. Il 92% dichiara sopracciglia più spesse e piene. L'81% dichiara che resista tutto. Waterproof, no transfer. No transfer, antisbavatura, prova di sudore. Quindi io, scusate il telefono, io credo che l'applicazione l'ho fatta nelle mie possibilità. Faccio un piccolo zoom. Queste sono le sopracciglia. Questa era l'applicazione di Unbelievable Brow di L'Oréal. Vedremo come mi ci trovo. Adesso sento che ancora è un po' appiccicoso, si dovrà asciugare, però non c'è scritto di toglierlo con l'acqua, si asciugherà da solo, credo. Vedremo nei prossimi giorni se dura effettivamente, cioè 2 giorni. Se è resistente all'acqua, al sudore, sudore no, perché essendo ancora in inverno non sudiamo tantissimo, però se uno fa attività domestica, attività fisica, lavora, quindi sudore c'è sempre, vedremo come andrà. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto se avevate provato questo prodotto, se vi siete trovati bene, se vi siete trovati male. Io è la prima volta che lo provo, l'ho provato insieme a voi. Spero non sia una catastrofe, non mi cadano le sopracciglia. Spero di no. Iscrivetevi al canale, mi fa un sacco piacere, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!